Ciao bambini, oggi andremo avanti con la lettura del gufo che aveva paura del buio. Il buio gentile. Quando l'ultimo fuoco d'artificio si spense, il signor Barbagianni si rivolse a Tombolo. «Bene, figliolo», disse, «io vado a caccia, vuoi venire con me?» Tombolo guardò il buio tutto attorno. Sembrava ancora più nero dopo lo sfavillio dei fuochi d'artificio. Per questa volta no, grazie papà. Non riesco a vedere, ho le stelle negli occhi. Capisco, disse il padre. In questo caso dovrò andare da solo. Spiccò il volo e scomparve nel buio, come un'enorme farfalla notturna. Tombolo, triste triste, si rivolse alla madre. «Io volevo andare con lui. Io voglio che il buio mi piaccia. È solo che non ci riesco». «Ci riuscirai, Tombolo, ne sono sicura». «Io no», disse Tombolo. «Beh, io sì», concluse la madre. «Vieni, adesso, è ora di riposarti. Sei stato sveglio per mezza giornata». Tombolo fece il suo riposino di mezzanotte e quando si svegliò il padre era tornato col pranzo. Il piccolo gufo lo ingoiò in un boccone. «Buono!» disse. «Che cos'era?» «Un topo!» rispose il signor Barbagianni. «Mi piace il topo!» disse Tombolo. «Cosa c'è dopo?» «Non ne ho idea!» disse il padre. «Ora tocca a mamma andare a caccia. Dovrai aspettare il suo ritorno». Tombolo aveva sempre fame e la sua mamma e suo papà passavano tutte le notti a cercargli da mangiare. Quando spuntava il sole erano molto stanchi e volevano solo andare a dormire. «È ora della nanna, Tombolo», disse la signora Barbagianni. «Non voglio fare la nanna», disse Tombolo. «Voglio essere un uccello del giorno». «Beh, io sono un uccello della notte», insistette la madre. «E se tuo padre e io oggi non dormiamo, stasera tu non avrai niente da mangiare». A Tombolo quelle parole non piacevano affatto. Perciò fece qualche passo sul suo ramo, si drizzò in tutta la sua altezza, non molto a dire la verità, e cercò di dormire. Dormì per metà mattina, ma poi si svegliò sentendosi lo stomaco pieno di topo e non riuscì più ad addormentarsi. Tombolo cominciò a saltellare sul ramo dove i suoi genitori stavano cercando di dormire. Si esercitò a stare in piedi su una zampa, a decollare, ad atterrare e a fare altre cose importanti che un piccolo gufo deve imparare a fare. Poi pensò che doveva provare la voce e cercò di emettere un vero grido da Barbagianni adulto. Strillò. Sembrava il verso che fanno i gatti quando qualcuno pesta loro la coda. Tombolo era molto contento. La signora Barbagianni non lo era e aprì appena un occhio assonnato. «Tombolo caro», disse, «non vuoi scendere ancora nel mondo e imparare qualcosa di nuovo sul buio?» «Adesso?» chiese Tombolo. «Adesso», rispose la madre. «Non vuoi sentire il mio grido prima? Sta diventando una meraviglia!» «L'ho sentito», disse la signora Barbagianni. «Guarda laggiù, in quel giardino c'è una vecchia signora seduta su un astraio. Vai a disturbare, voglio dire, vai a chiederle cosa pensa del buio». Tombolo chiuse gli occhi, fece un respiro profondo e cadde dal suo ramo. Le ali non si mossero in tempo, cadeva sempre più rapidamente finché si schiantò ai piedi della vecchia signora con un tonfo assordante. «Santo cielo!» gridò la signora. «Un fulmine!» «No, no, sono un Barbagianni!» disse il fulmine dopo aver ripreso fiato. «Davvero!»
disse la signora scrutando Tombolo da sopra gli occhiali. «Chiedo scusa, i miei occhi sono un po'... non sono più quelli di una volta. Molto gentile da parte tua fare un salto da queste parti.» «Beh, in realtà non è stato gentile da parte mia», ammise Tombolo. «Sono venuta a chiederti una cosa.» «Sul serio?» disse la signora. «E di cosa mai si può trattare?» «Volevo chiederti del buio. Vedi, a me fa un po' paura ed è strano per un gufo. Dovrei essere un uccello della notte.» «Questo sì che è un problema», osservò la signora. «Hai provato le carote?» «Eh?» «Non dire! Se non capisci qualcosa, devi dire chiedo scusa. Dicevo, hai provato le carote? Fanno meraviglie le carote!» «Non penso che i gufi mangino le carote, perlomeno non i barbagianni.» «Oh, è un vero peccato. Le carote sono quello che ci vuole per vedere meglio al buio.» «Ma io vedo nel buio», disse Tombolo. «Posso vedere per chilometri e chilometri.» «Ora non darti troppe arie. Non è carino che un ragazzino si dia troppe arie.» La signora si sporse in avanti e osservò Tombolo da vicino. «Sei un maschietto, vero? È così difficile dirlo di questi tempi. Sembrano tutti uguali.» «Sì», disse Tombolo. «Sono un gufo maschio e voglio andare a caccia con papà, ma lui ci va sempre quando è buio e io ho paura.» «Davvero strano», disse la signora. «Vedi, io amo il buio e immagino che lo amerai anche tu quando avrai la mia età. Il buio è gentile.» «Raccontami», disse Tombolo. «Per favore», disse la signora. «Due paroline così brevi ma fanno meraviglie.» «Raccontami, per favore», disse Tombolo obbediente. «Beh, vedi», cominciò la signora, «il buio è gentile per molti motivi. Il buio nasconde le cose, come i mobili brutti e i buchi nel tappeto. Nasconde le mie rughe e le mie vecchie mani grinzose. Nel buio riesco a dimenticarmi che sono vecchia.» «Non penso che i gufi abbiano le rughe», disse Tombolo. «Perlomeno non i barbagianni. Ci si arruffano un po' le piume con il tempo e nient'altro.» «Non interrompere», sbottò la signora. «Chi interrompe è un gran maleducato. Dove ero arrivata? Ah, certo, il buio è gentile se sei vecchio. Al buio posso stare seduta e ricordare. Ricordo il mio caro marito, i miei bambini quando erano piccoli e tutti i bei momenti che abbiamo passato insieme. Nel buio non sono mai sola.» «Io non ho ancora molto da ricordare», disse Tombolo. «Sai, sono arrivato da poco.» «Il buio è tranquillo poi», continuò la signora, lanciando un'occhiataccia a Tombolo. «Il buio è silenzioso, a differenza di un piccolo gufo di mia conoscenza.» «Io?» chiese Tombolo. «Tu!» rispose la signora. «Quando ero una ragazzina, i bambini sapevano quando tenere la bocca chiusa.» «Io non sono i bambini», disse Tombolo. «Sono un barbagianni.» «Fa lo stesso», disse la signora. «Mi ricordi tanto mio figlio Billy, quando aveva 4 anni, aveva le stesse ginocchia appuntite.» «Ho le ginocchia appuntite?» chiese Tombolo guardando in giù. «Non riesco a vederle da quassù. La pancia le copre.» «Molto appuntite», disse la signora. «Ma credo che si raddrizzeranno col tempo. Quelle di Billy l'hanno fatto. Beh,
Ora torno a casa a schiacciare un pisolino. Tombolo era sorpreso. Pensavo fossero solo i gufi a dormire di giorno, disse. Sei anche tu un uccello della notte? La signora sorrise. No, solo un vecchio uccello, un uccello vecchio e molto stanco. Ciao allora, tornerò a casa anch'io, disse Tombolo. Grazie per avermi parlato del buio. Spiccò il volo, si posò sulla spalla della signora e le beccò dolcemente l'orecchio. La signora era estasiata. Un bacio di gufo, disse. Che gentile. Tombolo saltò giù e fece il suo buffo piccolo inchino. Sei proprio un gentil gufo, disse la signora. Tombolo fece una corsetta, aprì le ali e volò su fino al suo ramo. Allora, disse la madre, la signora dice che il buio è gentile. E tu cosa ne pensi, Tombolo? Continua a non piacermi affatto. Tu credi che le mie ginocchia siano appuntite? Certo, rispose la madre. Tutti i piccoli barbagianni hanno le ginocchia appuntite. Oh bene, disse Tombolo. E indovina cosa ha detto la signora? Ha detto che i bambini dovrebbero sapere quando tenere la bocca chiusa. Il signor Barbagianni aprì un occhio assonnato. Senti, senti, disse.